Al Powers S200, ma è una mini power station o una maxi power bank? Lo vedremo in questo video. Eccoci qua a parlare di questa Al Powers S200. È una power station, una mini power station, una maxi power bank per ricaricare tutti i dispositivi. Quando l'abbiamo presa in mano la prima volta, è stato mesi e mesi fa, infatti questo test qua, questo video viene realizzato dopo 8 mesi che abbiamo in mano questa Al Powers S200. Questo perché? Perché questa power station può avere tantissimi o power bank, può avere tantissimi utilizzi svariati, proprio non ce n'è uno specifico come diciamo i dispositivi un po' più grandi. Questa qua è una via di mezzo tra una power station, quindi una batteria che ha all'interno un inverter per poter alimentare dispositivi 220 volt, oltre naturalmente a quelli tramite USB o wireless, ma può essere anche una maxi power bank con tanta energia per diciamo alimentare i dispositivi quella giornata in cui si sa che non si è collegati la corrente elettrica, oppure la corrente elettrica non è disponibile, diciamo, in tutta la giornata. Allora, questa qua dà una riserva enorme di energia per poter alimentare vari tipi di dispositivi. Adesso ne parliamo insieme, ma prima diamo un'occhiata alla dotazione e alle specifiche tecniche. Ho ancora la scatola, Marzia, da questo punto di vista qua mi sgrida sempre perché io conservo tutto. E ho ancora la scatola di imballo originale, la valigetta dell'S200, che per mostrarvi anche come viene imballata. Quindi c'è il suo sacchettino che copre la power station, manuale di istruzioni e il suo alimentatore per caricarlo a 220 volt. Quindi questa qua è, diciamo, la scatola della confezione. Non c'è nient'altro, è un dispositivo molto semplice, quindi c'è un alimentatore che permette di caricarlo a 220 volt e l'apparecchio. Allora, specifiche tecniche. Allora, la batteria ha una capacità di 154 wattora, ossia a 3 volte 7 41.600 mAh. Qua dice che pesa circa 1,4 kg, 200 mm per 170 per 48. Può essere alimentato con questo alimentatore a 220 volt oppure con un modulo fotovoltaico da 18 volt e 99 watt massimi. Dopo vi mostro come possono essere connessi questi dispositivi per ricaricarlo, oppure può essere caricato con USB-C, quindi con la porta USB-C. Ok, accetta tutte le tensioni per un massimo di 60 watt. L'uscita è corrente continua qua 200, cioè è corrente alternata 200 watt di potenza continuativa con picchi di 240. Oppure ha le porte USB da 5 volt 3 ampere, l'USB-C che serve per caricare può essere anche utilizzata per, diciamo, erogare energia sempre da 5, 9, 12, 15, 20 volt 3 ampere, massimo 60 watt. E poi c'è la carica wireless da 5 volt a 1 ampere, quindi un dispositivo che permette di poter caricare o alimentare qualsiasi dispositivo elettrico, sia che abbia bisogno di una presa a 220 volt tedesca oppure italiana,
italiana come questa, ma USB, USB-C e quindi un po' tutto quello che casomai una persona si può portare in vacanza o ha bisogno di poter caricare. Ora guardiamo, controlliamo le dimensioni, se coincidono, perché è importante. Allora, 200 mm è la scocca e questa protuberanza è 15 mm, quindi teoricamente è 215 mm di ingombro totale. Poi è 170 la larghezza e 50 con i piedini, sono 50 la profondità, lo spessore. Sotto ha tutti i piedini e, con il gommino, in modo da poter avere una certa presa sulle superfici lisce, quindi è fatto in modo che non è possibile con un colpo dargli una spinta per farlo cadere per terra. E questo è molto positivo, soprattutto quando si utilizzano questi apparati all'aria aperta, quindi su superfici che non sono perfettamente piane e quindi potrebbe essere facile che cadano per terra. Guardiamo anche il peso, che è molto importante, quindi qua abbiamo sempre la nostra classica bilancia, grammi, mettiamo sopra 1429 grammi, quindi, o 1430, quindi 1,43 kg. Allora, non è sicuramente un peso piuma per una battery bank. Le battery bank sono power bank, sono quelle, diciamo, sottilette, dove dispositivi molto sottili, dove si collegano le porte, con le porte USB si può utilizzare per ricaricare altri dispositivi. Però questa c'ha anche la 220 volt, quindi c'ha l'ingombro del suo inverter con tutta l'altra parte elettronica, quindi ok, è molto più grande di una power bank, però c'è anche la 220 volt, che può essere molto utile per tanti usi, sia per usi amatoriali, quindi in vacanza, per alimentare casomai un dispositivo che funziona soltanto 220 volt, ma anche per motivi professionali, perché tante persone che lavorano con dispositivi che consumano energia, come macchine fotografiche, droni, computer, così, possono avere in mobilità, dove non c'è disponibilità di corrente elettrica o di altri tipi di energie, possono, con questo apparato molto compatto che stagna 24 ore, possono comunque alimentare e ricaricare i vari dispositivi. Parliamo della ricarica. Allora, la ricarica consigliata per questo apparato, per l'uso di questo apparato, è quella classica a 220 volt con il suo alimentatore. Allora, l'alimentatore qua in dotazione eroga 18 volt a 2 ampere, quindi la potenza è di circa 36 watt, considerando che questa batteria ha una capacità di 154 watt. Ci vogliono circa 6 ore per poter caricare completamente la batteria, e lo si collega qua nel suo ingresso. Qua abbiamo l'ingresso DC in, qua, questo qua, quindi si collega il DC in e il display, in questo caso acceso, ma si poteva accendere col pulsante, indica lo stato di carica di questo dispositivo. Quindi qua abbiamo 82% di batteria, input 38 watt. Il display, oltre all'input, indica anche l'uscita, i watt di uscita della in corrente continua, quindi porte USB varie, oppure i watt in uscita della parte, corrente alternata. Quindi possiamo tenere controllato da questo mini display tutto, oltre all'autonomia. Naturalmente adesso, non avendo collegato nessun apparecchio, vi dice autonomia 99 ore. Appena si collega qualcosa, ovviamente l'autonomia varia. Per caricarlo col modulo fotovoltaico, come c'è scritto sulla confezione, bisogna utilizzare, oltre alle caratteristiche massime del modulo fotovoltaico, sempre l'ingresso
con questo connettore, quindi bisogna che un modulo fotovoltaico abbia questo connettore per collegarlo qui. Quindi bisogna che prendiate, se volete utilizzare questo modulo di ricarica, proprio un modulo fotovoltaico dove l'uscita del modulo 18 volt massimi e 99 watt massimi, quindi con 99 watt massimi si può caricare molto più velocemente col modulo fotovoltaico rispetto con questo alimentatore, però deve avere questo tipo di ingresso. Altrimenti bisogna utilizzare l'ingresso USB-C per caricare questa power station o power bank, a seconda di come uno piace più chiamarla. Quindi tre modalità di ricarica molto semplici, stesso connettore per 12 volt o alimentatore, modulo fotovoltaico alimentatore oppure porto USB-C. Schiacciando questo pulsante si può vedere lo stato, diciamo, della batteria e delle alimentazioni, quindi serve soltanto per accendere il display. Per accendere le uscite di potenza c'è questo interruttorino che permette da una parte di accendere l'uscita USB e dall'altra parte di accendere l'uscita della corrente alternata. Questo è fatto, secondo me, è utile perché così si può proprio staccare o attaccare l'alimentazione di queste porte e soprattutto risparmiare energia, perché lasciando accesa, diciamo, la parte 220 volt che funziona con l'inverter, l'inverter comunque ha un suo autoconsumo che scarica nel tempo la batteria. Quindi il fatto di poter attaccare o staccare, accendere o spegnere, diciamo, le varie uscite permette alla batteria di poter risparmiare la sua energia senza sprechi. Quindi è un'ottima caratteristica questa qua di attaccare, di poter accendere e spegnere varie uscite. In questo caso ho collegato il caricatore per caricare le batterie della telecamera e collegando la porta USB possiamo, non so se lo vedete, ma comunque adesso sta assorbendo 1 watt di potenza per poter caricare questa batteria. E lo schermo si spegne automaticamente dopo un po' che non lo si utilizza. E dice 51 ore di autonomia. Adesso bisogna attaccare un apparecchio a 220 volt, che è la ricarica delle batterie del drone, che funziona con un alimentatore a 220 volt. Quindi ovviamente bisogna inserirlo qui e potete vedere che non sta caricando nulla. Non sta caricando nulla perché è spento la parte di inverter. Adesso accendiamo a C out. Cioè, si tiene premuto a C out e subito è calata l'autonomia, che adesso dichiara 3 ore. Infatti qua si stanno accendendo tutte le spie di ricarica delle varie batterie del drone, perché sta consumando 28 watt. Quindi in questo momento noi abbiamo 3 ore di autonomia, perché comunque la batteria non era carica al 100% ma all'83%, alimentando questi apparati. Naturalmente in 3 ore si ricarica più che ottimamente, anche con molto meno tempo, le batterie del drone. E quindi per un professionista che deve fare un servizio in un posto dove non c'è disponibilità di energia elettrica, con uno zainetto dove ha dentro il drone, macchine fotografiche e tante altre cosine portate con lo zaino, può avere per un giorno l'autonomia per poter caricare anche i dispositivi senza doversi portare delle cose più ingombranti. Quindi questo qua secondo me è un'ottima caratteristica di questo apparato, la portatilità in uno zainetto. Adesso vi mostro tipo lo zainetto da fotografo o da professionista che lavora in mobilità. Ecco,
con uno zainetto come questo si può avere la power station dentro con tutti i vari dispositivi, tutti, un computer volendo e tante altre cose, quindi un professionista con questo apparato può avere un giorno di autonomia per ricaricare i propri dispositivi. Prima di mostrarvi il funzionamento con il computer, poi devo darvi un'altra informazione. Non so se avete notato quando ho fatto vedere il prodotto, qui ci sono delle feritoie e dall'altra parte pure. Allora, questo power station o power bank ha un sistema di raffreddamento quando si accende l'inverter per produrre l'energia elettrica a corrente alternata. L'inverter si accende, ovviamente funziona soltanto quando si accende l'impianto, diciamo a 220 volt. Adesso lo accendo e sentiamo il rumore che fa queste ventole. Ecco. Si è accesa a 220 volt e il rumore è impercettibile, proprio veramente impercettibile. È un rumore bassissimo che già a questa distanza non si sente quasi, quindi anche per alimentare dispositivi in luoghi molto silenziosi è veramente molto discreto questo Alpower S200. Ora colleghiamo il computer e vediamo se riesce a far funzionare il computer. Ecco qua, collegato il computer, normalmente adesso c'è il salvaschermo, quindi in questo caso il computer assorbe 12 watt, assorbe poco, e ha quindi in questo modo ha circa 6 ore di autonomia. Ovviamente lavorando l'assorbimento è maggiore, però con questa Alpower si riesce a caricare tranquillamente la batteria un paio di volte, quindi abbiamo possibilità, chi opera con il computer in mobilità e ci trova in certe situazioni dove non può alimentare il computer con la 220 volt di rete, con questa soluzione può, trasportando nella sua 24 ore, nella sua, diciamo, borsa porta computer, questa batteria che gli serve per poter utilizzare poi il computer senza diciamo l'ansia di avere la batteria scarica dopo un po' di tempo. Quindi anche per i computer energivori questa qua è sicuramente un'ottima soluzione. Vi mostro quali sono gli oggetti che possono essere alimentati e ricaricati per chi ha il proprio hobby da mantenere, quindi fotografia, drone, ma anche per chi per lavoro ha bisogno di energia elettrica disponibile nei posti dove casomai non arriva. E questo qua è, diciamo, oltre anche alla ricarica del telefono, però non c'è problema, cioè è talmente versatile la Power S200 che basta soltanto averla per capire e comprendere esattamente che cosa può fare, e si adatta a tutti i tipi di utilizzo. Quindi possiamo, questa qua è stata sballottata per 8 mesi in uno zaino, è stata portata in fiera per fare una diretta con il computer, alimentare il computer e tutti gli altri dispositivi, oltre a caricare i nostri telefoni e diciamo le batterie della videocamera per tutto un giorno di riprese in fiera. Quindi è sicuramente la soluzione ideale per chi vuole essere tranquillo di avere energia sufficiente per un giorno in qualsiasi posizione, in qualsiasi posto si trovi. In questo caso, alimentando le batterie del drone che devo stare con un computer e le batterie della videocamera, abbiamo un assorbimento di 53 watt per quanto riguarda la parte 220 volt e di 2 watt per quanto riguarda le batterie, quindi tempo residuo un'ora e mezza. Ma ovviamente si caricano prima, e questa qua è una condizione limite, quando proprio quella che tutti insieme nello stesso momento, casomai durante un orario di pausa uno dice aspetta che do una ricaricata a tutto,
Mentre che ormai si mangia un panino oppure così, anche dentro la macchina si può utilizzare questo apparato, si mette nel baule, si collega tutto, si va a pranzare con un panino oppure in ristorante come un abituato e quando si ritorna si ha tutti i dispositivi caricati, pronti per fare un altro utilizzo di un'altra mezza giornata intensa di lavoro. Quindi il PowerS 200 è veramente un dispositivo fantastico. Sul manuale c'è scritto che se si collega apparecchi più potenti di 240 watt, 240 watt, bisogna stare attenti che l'apparato potrebbe avere dei problemi. Quindi non è un apparato che deve alimentare phon o fornellini elettrici o tante altre cose, deve alimentare giustamente solo gli apparecchi che hanno bisogno di essere ricaricati o che assorbono poca energia elettrica. Ma ad esempio, un altro utilizzo potrebbe essere quello che quando si va al mare e si ha il frigorifero a pozzetto elettrico, quindi quelli che hanno il compressore che fa il fresco, che casomai in auto si tiene collegato all'accendisigari per mantenere freddo il frigorifero, però poi quando si va in spiaggia, casomai l'ora di mattina, andare a mezzogiorno, il caldo e le birre potrebbero anche riscaldarsi o l'acqua. Allora, a questo punto, anche con questo apparato che è portatile, si potrebbe alimentare il frigorifero portatile a 220 volt e poter mantenere il frigorifero acceso anche sotto l'ombrellone. Quindi, veramente, quando uno ce l'ha, lo utilizza, ne trova tantissimi modi per poter utilizzarlo. Quindi al Power S200, secondo noi, è un dispositivo che è super versatile sia per professionisti che per chi invece svolge tempo libero all'aperto e risolve tantissimi problemi di energia elettrica. Naturalmente, tramite Vacanzelandia potete acquistarlo a prezzo scontato e nel link che c'è in descrizione potete e accedere all'e-commerce che vi fa arrivare a casa entro pochissimi giorni questo apparato con lo sconto che è stato riservato per chi lo acquista tramite Vacanzelandia. Cari amici di Vacanzelandia, speriamo che questa recensione possa avervi ben illuminato sui vantaggi di avere questo tipo di apparecchio per le proprie vacanze o anche per il proprio lavoro e speriamo anche che quando voi lo avete in mano abbiate la stessa soddisfazione che abbiamo noi ad usarlo. Ormai ha qualche segno di vecchiaia, qualche segno, perché dentro lo zaino fuori puoi utilizzarlo, però fino ad ora è stato veramente un apparato molto 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 robusto. Per ora è tutto, cari amici di Vacanzelandia, spero anche che questo video vi possa aiutare a svolgere meglio le proprie vacanze e vi invitiamo a seguirci sui social, a dare mi piace a questo video, a iscriversi al nostro canale e a leggere le varie notizie e informazioni e consigli utili che noi diamo sul nostro sito www.vacanzelandia.com. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.